Eccoci qua, questa chiacchierata di oggi dovreste vederla a un certo momento del nostro corso, quello nel quale abbiamo affrontato i vari strumenti con i quali si può dare corpo e concretezza alla gestione associata all'interno dei contesti metropolitani. Mi è sembrato necessario fare un focus, un approfondimento su una particolare fattispecie di aggregazione intercomunale, che è quella della fusione, ma proprio per sgombrare il campo da un antico dibattito rispetto a ciò che inizialmente, quando vennero introdotte le unioni, veniva un po' agitato come spauracchio del processo di progressiva aggregazione, nel senso che sì, nella primissima versione della legge, concretamente, veniva prevista un'obbligatorietà di fusione dopo 10 anni, mi pare, dall'istituzione dell'Unione. Questa cosa naturalmente non ha avuto un grande successo di pubblico e di critica, al punto che nel giro di poco tempo questa previsione è stata superata. Allora, un po' per sgombrare il campo rispetto a questo tema e un po' per sgombrare il campo rispetto a chi pensa che questo oggetto in qualche modo assomiglia alle altre forme di aggregazione, ho voluto coinvolgere delle persone che in questo momento in Italia si occupa più degli altri di questo tema, un tema evidentemente di nicchia, ma che nel corso del tempo ha raccolto molto interesse, cioè quindi quello delle fusioni, di comuni. E quindi ho chiesto a Federico Gusmeroli, di raccontarci alcune cose. La prima cosa che però gli chiederei di fare, ancora prima che sia io a introdurlo, anche perché sicuramente non troverei le parole giuste, è di presentarsi. Ciao Federico, se ci puoi dire chi sei e perché tu dovresti essere la persona che ci racconta qualcosa delle fusioni di comuni. Vabbè, ciao Alessandro, ciao a tutti, grazie mille per l'invito. Ora, rispondere alla domanda perché devo proprio raccontarvelo io è un po' complesso, però ci proverò. Allora, per prima cosa, io mi sono laureato in teoria dell'organizzazione a Bologna e quindi dal periodo del 2012-2013 ho iniziato ad affrontare il tema di quelle che si chiamano organizzazioni complesse, quindi dei processi anche molto particolari di sviluppo organizzativo. È chiaro che quando mi sono approcciato al mondo degli enti locali e ho toccato da vicino cosa voleva dire fare un processo di fusione di comuni, non ho potuto far altro che innamorarmi di questa tipologia di organizzazione complessa, perché è assolutamente qualcosa di unico, come poi magari vedremo. Ora, io sono originario della Valtellina, ho fatto il consigliere comunale per alcuni anni, quando ero, diciamo, al tempo dell'università. E come consigliere comunale il sindaco di allora mi diede la delega al riordino istituzionale. E quindi fu un altro modo, oltre a quello lavorativo, proprio per mettermi a conoscere tutte le varie tipologie che possono portare i comuni a gestire i servizi, il personale o proprio in maniera associata, o addirittura poi fondersi. Poi, chiaro, nel tempo ho sviluppato questo percorso sia di lavoro, di consulenza principalmente, che di ricerca con, diciamo, diversi percorsi di studio relativi in particolare alla fase della partecipazione popolare del referendum consultivo sulla fusione. Lavoro per un'azienda di Bologna che si chiama CIO Gruppo, che si è occupata di progettare e gestire diversi processi di fusione, un po', diciamo, in quasi tutto il nord Italia. E poi, vabbè, altre varie collaborazioni, sono consulente tecnico per il coordinamento nazionale fusione di comuni. Quindi comunque un'associazione che raccoglie al suo interno diversi comitati locali che vogliono provare ad avviare dei percorsi di fusione di comune, più chiaramente altre collaborazioni e consulenze appunto per progetti avviati, interrotti oppure riusciti di fusione di comuni. Tra l'altro ho proprio curato la prima fusione per incorporazione con una tipologia particolare di fusione di comuni in Italia, proprio a seguito della legge del Rio nel 2015, in provincia di Sondrio. Un progetto oltre a questo del quale ti sei occupato, che invece non è andato in porto, giusto così per partire subito dalle questioni problematiche. Beh, non ne sono andati in porti diversi, ma principalmente perché comunque il processo di fusione dei comuni è un processo lungo. Ci sono molti, punti di svolta lungo questo percorso. Alcuni sono determinati e sono
in mano agli amministratori comunali, altri invece ai cittadini. Quindi ci sono processi che si sono interrotti in diversi punti. Faccio l'esempio di due processi che abbiamo seguito in Emilia-Romagna negli scorsi anni, uno tra i comuni di Longiano e Gambettola, in provincia di Forlì-Cesena, che si è interrotto dopo la fase iniziale di studio di fattibilità e di valutazione da parte degli amministratori sull'effettiva convenienza della fusione, quindi un comune ha deciso di non continuare questo percorso. E quello invece tra Castenaso e Granarolo, due comuni abbastanza grossi nell'Interland di Bologna, che invece si è interrotto col referendum, perché al referendum invece sono stati i cittadini a bocciare in entrambi i comuni la proposta di fusione. Ho capito. Poi arriveremo alla fine a capire perché un processo di questo tipo può evidentemente fallire. Però la prima cosa che ti chiederei è una rapidissima, diciamo, spaccato di come stanno andando le cose. Perché, appunto, come ci dicevamo, no? Il tema delle fusioni ha avuto alterne vicende, alterni momenti di interesse o disinteresse, al punto che qualche anno fa improvvisamente sembrava di essere diventato di moda. Allora, la domanda che ti faccio è: in questo momento come andiamo a livello nazionale? In questo momento a livello nazionale è facile rispondere. Le fusioni di comuni languono. Languono perché nel 2019 ci sono stati pochissimi processi avviati e, se non mi sbaglio, solo due arrivati a referendum su tutto il territorio nazionale. Mentre invece nel 2018 i processi erano stati davvero molto numerosi, anche con fusioni molto grandi, e poi magari ci arriveremo. C'è però da tener conto di una cosa, cioè che sono pochi gli anni che abbiamo a disposizione per studiare e valutare bene anche una certa ciclicità dei processi di fusione. Noi sappiamo bene che nel 2013 ci sono stati moltissimi processi avviati, nel 2018 moltissimi processi avviati, nel 2015, 2016, 2017 lento crescendo, nel 2014 sempre, diciamo, così. Quindi anno per anno risentono a livello nazionale proprio, non solo a livello regionale, di un certo trend. Per ora pare ciclico, basato sui 5 anni. Teniamo conto che 5 anni, come sapete bene, è la scadenza del mandato della consigliatura comunale, e quindi può anche essere che sia relativo a dinamiche di questo genere. È difficile dirlo oggi, sicuramente le fusioni hanno avuto un rallentamento negli ultimi 2 anni rispetto a dei picchi appunto da 13-14 nel 2018, e soprattutto risentono di una forte differenza geografica all'interno del nostro contesto. La regione ha sempre un ruolo molto forte in questo percorso, perché comunque è la Costituzione stessa a lasciare alla regione determinati compiti, e la regione fortunatamente li assolve in pieno. Questo però ha anche portato insieme a dinamiche sociali, economiche, storiche, a un'evoluzione un po' a macchia di leopardo dei processi di fusione all'interno del nostro paese. Banalmente la parte centro-nord, specialmente parliamo di Lombardia, Emilia, Toscana, Veneto, ma anche Trentino Alto Adige, ha avuto numerosissimi processi di fusione, mentre invece la parte di centro-sud vede anche regioni che non hanno avuto neanche un processo, non solo di processo concluso, proprio neanche di processo giunto a referendum. Quindi, interessante, anche per questa ciclicità sarà interessante domani studiare, diciamo, quali possono essere le ragioni di questa ciclicità, cioè se c'entrano con, diciamo, alcune congiunture anche di tipo socio-economico, immagino in qualche misura di sì, o probabilmente anche con dinamiche politiche la cui prevedibilità a quel punto non starebbe neanche più all'interno di nessuna ciclicità possibile, che non è neanche quella del quinquennio che stavi dicendo tu. Bene, quindi una situazione piuttosto chiaro, in chiaro scuro, dove quindi l'argomento della riduzione del numero dei comuni, che è un po' il tema di cui le fusioni fanno parte, in questo momento pare essere uscito un po' dall'agenda. Ma qual è la differenza essenziale tra questo strumento e gli altri strumenti di aggregazione intercomunale che perseguono, diciamo, come la finalità dell'ottimizzazione, della maggiore economicità dell'erogazione dei servizi e così via? Allora, è una bella domanda. Quando mi capita di fare formazione, che mi chiamano magari proprio per parlare dei temi legati alle fusioni e all'associazionismo, io cerco sempre di partire da un livello molto base, da una metafora che spero sia chiara, abbastanza semplificativa, che è quella di una relazione. Quindi quando noi conosciamo una persona e iniziamo a uscire con una persona, no? Iniziamo un po' a studiarci, capire se quando si va in pizzeria il conto si divide alla romana oppure tendenzialmente cerca di farlo pagare a noi, eccetera. Ora, questo primo periodo di studio e di, diciamo, un po' di frequentazione
può essere paragonabile a quello che è una gestione associata, se vogliamo. Una gestione associata chiaramente di più servizi tra due comuni. Ora, non entriamo nelle coppie che hanno più, cioè nelle coppie, nelle relazioni che hanno più di due persone, ecco, stiamo all'esempio della coppia. E, quindi diciamo, quando iniziamo a frequentare una persona è come fare una gestione associata. È una cosa comunque non troppo vincolante, una cosa che ci dà modo un po' di conoscerci, di annusarci, di capire se c'è feeling, e poi magari sappiamo che questa frequentazione sfocia in qualcosa di più serio, in un fidanzamento, come si dice dalle mie parti, nel diventare morosi, no? È chiaro che quando diventa qualcosa di più serio si mettono anche determinate sovrastrutture alla relazione. Banalmente c'è il simbolo dell'anello, così come ci sono determinati riti, andare a conoscere i parenti, eccetera, eccetera. Questa seconda fase è paragonabile a quella dell'unione di comuni, in cui si va a creare, pur mantenendo due identità distinte, quindi pur restando due persone chiaramente differenti con le proprie vite, si va comunque... Il regime di separazione dei beni, si potrebbe dire. In totale separazione dei beni, in cui uno può semplicemente dire ad un certo punto mi sono stancato, oppure ho conosciuto un'altra persona, preferisco fare un passo indietro, uscire da questa relazione. Chiaro che quindi le unioni di comuni sono qualcosa di più strutturato, che lasciano le due persone, comunque le due individualità, e creano al di sopra qualcosa, che è un cappello, una sorta di accordo, quantomeno verbale, ovviamente in questo caso nell'unione l'accordo è scritto e definito anche a livello di governance, per continuare a stare insieme. Le fusioni sono invece, chiaramente, come avrete potuto immaginare, come il matrimonio, con una piccola differenza. Nella maggior parte dei casi sono matrimoni senza possibilità di divorzio. Perché una volta che due persone decidono di sposarsi, due comuni decidono di sposarsi per creare qualcosa di nuovo, che quindi va a togliere le singole individualità, ma crea veramente qualcosa che nasce ex novo, una famiglia che nasce ex novo dalle due persone precedenti, a meno che si riescano eventualmente a creare nuovi comuni da almeno 10.000 abitanti, non è possibile tornare indietro rispetto alla scelta fatta. Quindi è un matrimonio senza divorzio, salvo rarissimi casi, ma tendenzialmente proviamo a immaginarlo in questa maniera. Quindi che cosa non è una fusione di comuni? Una fusione di comuni non è una semplice somma di convenzioni e gestioni associate con altri comuni. Non è un'unione di comuni nel senso che non va a creare un nuovo ente che, sovracomunale, che sta sopra e coordina l'azione di altri comuni, che restano indipendenti e totalmente autonomi, quindi tutti con i loro bilanci, con il loro personale, eccetera. E non è nemmeno la creazione di qualcosa di nuovo che va però ad assorbire ciò che c'era prima. È davvero invece l'istituzione di un comune del tutto nuovo che va a prendere al suo interno, non solo assorbire, ma davvero a acquisire al suo interno tutte le potenzialità, tutto il personale, tutti i servizi e anche tutti i problemi che avevano gli enti comuni, in questo caso cessati, che devono per forza essere due o più con termini. Ma esiste la possibilità di definire quando l'uno strumento è meglio dell'altro strumento? O è auspicabile che si faccia l'una cosa rispetto all'altra, per esempio? Domanda, Io sono convinto veramente che, questa è la mia opinione personale ovviamente, ma ne sono convinto anche sulla base di diverse esperienze che abbiamo fatto e le ricerche che abbiamo condotto, è impossibile arrivare su un territorio e dire per te la soluzione migliore è alfa, beta, gamma. Questo perché comunque tutti i contesti risentono veramente di peculiarità, di caratteristiche specifiche che vengono chiamate, con questo brutto termine, idiosincratiche, ma così sono. Cioè sono veramente uniche e specifiche di quel territorio, di quel contesto, che possono anche variare nel tempo, per cui è impossibile dire questi due comuni, visto che hanno 5.000 abitanti, tutte e due, la soluzione migliore è la fusione, oppure la unione, oppure una gestione associata. Sta molto nella sensibilità delle amministrazioni comunali, che sono fondamentali in tutti questi tipi di processi, a maggior ragione in un processo di fusioni, sta anche o soprattutto in quella che è la chiave di volta, cioè la visione strategica di sviluppo futuro che abbiamo davanti. Io conosco diversi contesti dove il processo di fusione è stato davvero una soluzione anche magari un po' coraggiosa e visionaria, ma ha permesso di revitalizzare diversi contesti. Ho conosciuto diversi contesti dove il processo di fusione, magari primo, piccolino tra due comuni piccoli,
non è bastato e quindi è stato poi allargato ad altri comuni, diventando una fusione più grande. Conosco anche contesti dove ci sono unioni di comuni operative da 20 anni che, pur mantenendo la specificità, le caratteristiche e l'indipendenza di ogni singolo comune, al loro interno hanno assorbito tutto il personale e tutte le funzioni comunali. E quindi di fatto operano anche qua in maniera un po' diversa, ma comunque con una potenza. Non c'è una possibilità di applicare un approccio, diciamo, ingegneristico alla valutazione di cosa è giusto e cosa è sbagliato, ma di caso per caso va capito. Sì, io dove si vuole andare e sulla base di dove si vuole andare qual è lo strumento giusto per arrivarci, mi viene da dire. Esatto. Poi è chiaro che il percorso può essere incrementale, cioè quello che dico sempre è: si parte magari con una prospettiva di 5 anni, si dice iniziamo a gestire in maniera associata le funzioni, posto che tanti comuni già lo fanno, quindi si tratterebbe solo di guardarle in maniera un po' più strategica. Si va a pensare magari a un'unione per poi capire se si riesce ad andare nella direzione della fusione, oppure se è meglio invece andare a consolidare l'unione, ad esempio, anziché mandando il personale in comando in unione, conferendolo direttamente, così come i servizi, dare sempre più servizi da gestire in unione. Grazie. Per concludere, un'ultima battuta rispetto a chi volesse avventurarsi su un sentiero così complesso come quello che ci hai appena descritto. E le istruzioni per far fallire un processo di fusione, secondo te? Allora, se volete far fallire un processo di fusione, dovete... una bella domanda, Alessandro, grazie mille, perché è stimolante pensare al contrario rispetto a quello a cui noi siamo abituati, però può essere molto utile, hai ragione. Allora, secondo me una prima cosa è parlare solo di soldi, o meglio, parlare principalmente di soldi. Ci sono comunque tantissimi amministratori locali che sviluppano percorsi di fusione di comuni partendo dalla necessità di avere maggiori finanziamenti, dalla necessità di avere magari delle risorse che possano permettere di introdurre nuovi servizi o di mantenere dei servizi esistenti. E ho conosciuto diversi amministratori che nel corso dei processi di fusione di comuni andavano in tutte le singole comunità, in tutte le singole frazioni del loro comune, dicendo: guardate che con questo processo di fusione arriveranno 20 milioni di euro in 10 anni, che è il massimo per intenderci. Il problema, quello che dico sempre anche a loro, è che il cittadino comune non ha la percezione di che cosa siano 20 milioni di euro, che cosa si possa fare con 20 milioni di euro e che cosa rappresentino rispetto al bilancio. Cioè, il cittadino comune non sa neanche qual è il bilancio del comune. Quindi 20 milioni di euro è una cifra che non significa nulla. Quindi il miglior modo è parlare solo di quello, senza invece dire che cosa si vuol fare. Un altro modo per far fallire un processo di fusione di comuni è lasciare aperte tutte quelle zone grigie di incertezza, perché i cittadini non amano, ma nessuno di noi ama, i salti nel vuoto. E spesso magari sono delle cose molto piccole che si possono fare, ma mi viene in mente il classico esempio della signora di 80 anni che nel corso di un processo di fusione chiede: ma io la carta d'identità devo farla o tengo questa? È una cavolata magari, però aiuta a creare incertezza, diffondere incertezza e dare un po' la sindrome di salto nel buio che nessuno vuole. Quindi assolutamente, se volete far fallire un processo di fusione, non date risposta neanche a questi piccoli quesiti. È chiaro, se invece volete fare in modo che un processo di fusione funzioni, di converso, veramente focalizzatevi anche su queste piccole cose, anche su queste piccole risposte, ma provate a chiarire il più possibile il quadro, pur sapendo che... Quindi, scusa, la domanda nasce spontanea, dopo veramente finiamo. La domanda nasce spontanea: se non bisogna insistere tanto sui soldi, allora su che cosa invece bisogna insistere? Bisogna insistere sia su dinamiche di tipo sociale e identitario, nel senso che comunque i nostri paesi, anche solo 20 anni fa, erano molto più scollegati gli uni dagli altri, specialmente i paesi magari dell'area interna del nostro paese con la P maiuscola in questo caso. Ora invece sono molto più interconnessi e quindi già oggi i cittadini del comune A vanno a prendere i servizi dal comune B, che è magari il comune vicino, un po' più grosso, dove c'è la stazione, dove ci sono magari i negozi, si può passeggiare sabato pomeriggio e prendersi un gelato. Quindi bisogna insistere su quelle dinamiche, cioè dicendo che i comuni, il mondo è cambiato, siamo cambiati noi,
Non c'è motivo per cui non si ragioni sul cambiare anche i confini territoriali, posto che facciamo qualche esempio prima, ci sono dei comuni che nel 1700 erano un comune unico, poi nel 1800 si sono separati, sono diventati due comuni e negli ultimi anni sono tornati insieme. Quindi non è un dogma quello dei confini né dell'identità, per intenderci. E soprattutto bisogna parlare di futuro. Ma adesso so che può sembrare una cosa retorica, vuota, ma veramente bisogna dire, come amministratori, noi lavoriamo su questo percorso perché crediamo di voler arrivare lì. Ok? Nel giro di 5, 10, 15 anni, la fusione può portare grossi vantaggi, ma bisogna saperli usare in maniera intelligente e soprattutto saperli comunicare, anzi prima progettare, poi comunicare e spiegare in maniera ancora più intelligente. Terza cosa, ultima, secondo me molto importante, ma una cosa che da sola non basta, cercare di coinvolgere le minoranze consiliari, qualora siano presenti, nel percorso. Non è che da sola basta. Io conosco fusioni dove con tutto il consiglio comunale a favore l'83% dei cittadini ha votato contro, quindi non è che è garanzia. Però comunque sicuramente aiuta, soprattutto perché a seguito della fusione comunque arriva un commissario e poi ci sono delle nuove elezioni, se la fusione va in porto. Quindi delle nuove elezioni in cui comunque una nuova giunta unica, con un solo sindaco, un solo consiglio comunale, una sola giunta, andrà a governare il paese. È molto importante quindi se si riesce a fare una sorta di patto all'interno dei consigli comunali, anche con le opposizioni, per andare appunto a definire quali sono dei punti fissi come una sorta di impegno comune che non è la Costituzione e ovviamente potrà essere cambiato, ma è un impegno comune anche davanti ai cittadini di impegnarsi a fare determinate azioni anche a favore delle comunità locali, non solo appunto del nuovo comune. Ultimissima, sulla città metropolitana, secondo te c'è una maggior, come dire, necessità di come dire, razionalizzazione e di riordino amministrativo anche dal punto di vista, diciamo, della numerosità degli enti che stanno all'interno di questo nuovo diciamo strumento amministrativo? Io penso che anche qua sia difficile dire sì o no, cioè dipende veramente molto da città metropolitana a città metropolitana, anche perché poi al tempo stesso sono molto diverse all'interno del contesto italiano, cioè ci sono città metropolitane. Parlami di quelle che conosci bene tu, cioè qui in quella di Milano. Ma ad esempio in quella di Milano ci sono un numero discreto di comuni che sono tutti abbastanza grossi e in generale condividono già moltissimi servizi. Peraltro poi l'identità è anche molto meno sentita rispetto ad altri. E secondo me nel caso della città metropolitana di Milano, ad esempio, una riflessione sulle fusioni di comuni che permetterebbe di creare dei comuni più grandi, che comunque siano tra loro tendenzialmente omogenei, con un peso più forte anche politico nei confronti del sindaco del comune capoluogo, perché poi diventa anche una questione di poter portare i bisogni e le necessità di una parte di territorio a un tavolo più ampio, potrebbe essere un percorso molto utile. Anche in un'ottica strategica di gestione della città metropolitana, è chiaro che una volta che al tavolo ci sono 30 sindaci anziché 150, è molto più semplice andare a focalizzarsi immediatamente sui bisogni e avere dei referenti con i quali parlare, ma lo stesso discorso vale sia per la città metropolitana che per le province, così come prevista dalla legge del Rio, che non a caso poi ha anche una sua applicazione particolare ed è modellata su contesti come quello emiliano e toscano, dove il numero di comuni è decisamente inferiore per provincia rispetto, mi viene in mente, la Lombardia, ma anche il Piemonte soprattutto. Quindi attendere, tutte le città metropolitane dovranno somigliare a quella di Bologna, immagino. Questa città. Beh, potrebbe essere un'idea, però ripeto, dai, dipende sempre. Se io mi metto nei panni del sindaco della città metropolitana, io posso vedere una cosa molto comoda di avere meno interlocutori, ma posso vederla anche come una cosa comoda, perché chiaramente le mie potenzialità, cioè la mia capacità di emergere, di decidere, è molto più ampia di fronte a una platea di vita. Sì. La qualcosa ovviamente non confligge in alcun modo con quello che per esempio è il modello della città metropolitana di Bologna, dove si investe moltissimo, si insiste molto sul tema delle unioni, perché a loro volta le unioni possono essere composte da fusioni. Esatto. E la loro forza, la loro rilevanza in qualche modo può dipendere anche da questa ulteriore forma di semplificazione amministrativa
che le fusioni portano un po' con sé. Quindi va bene, grazie mille Federico, grazie del tuo tempo, grazie delle cose che ci hai raccontato e a presto. Grazie mille a tutti voi, a presto.